qua. Andato. Allora, stiamo partendo per andare a Fisciano. Siamo in macchina semivuota, ecco qua. Vedete il soppalco? Sì, dietro stiamo portando un po' di roba per Napoli, che ci ha detto se gliela portavamo fino a Fisciano e la vendiamo lì all'impronta. Per i cassonetti, sì, certamente. Sono troppo vuoti. Siamo nettamente in anticipo sul ritardo previsto. E sono le 11. Sono le 11 e 2 minuti e dovremmo metterci, facciamo un rapido calcolo. 3 ore e mezzo. 3 ore e mezzo avete pensato? La vita d'Andrea 3 ore e mezzo. Perché sta Fisciano sta dopo Salerno? No, prima. Sta prima di Salerno e non è un'ora da Napoli a Salerno. Sì. Questo sono io, ecco, perché poi nessuno mi riprende mai. Ci rimani sempre male. Ci rimango male. Ci siamo allenati per tutta la settimana. Vero. Io un mese mi alleno a letto. Giovedì abbiamo fatto le prove di minimo, giusto? Esatto. Quella famosa condizione dalla quale si può solo risalire. Infatti per fortuna. Infatti l'ultima volta ho giocato così apposta. Ieri Maddaloni mi ha dato buca a causa febbre. Che ti ha dato buca? Ha dato buca all'allenamento pre-torneo. Questo vuol dire che ha un altro favorito per Fisciano, perché... Io penso l'hanno ieri mattina, Antonio. Stava bene. Stava bene. Stava benissimo. Ha detto mi alleno con te, solo con te. Oh, siete su scherzi a parte, eh? Hanno annullato l'ultimo turno di gioco. No! Se io entro, no. Oddio. E Andrea se ne è andato. Beh, ha fatto bene. Andrea è rimasto. No! Stavo là. Ho portato a mangiare dove il trigo. Chi è Mimmo il ciclista? Mimmo denunciando una mancanza di acculturazione bullinghistica totale. Retrocesso agli esordienti. Dove vai? Diavolo tentatore. Ecco da. Sgonfia la mano, dici. Ti ne esci. Datemi un po' altre giacche. Queste? Diciamo che mettono. Che vuoi il trolley? Il trolley. No, ce le avevo tutte. Oh, queste sono le bocce qua. Comunque non ci stava dentro, che sembra che stavo con tu macchina. Ci abbiamo le bocce vero, fresche, bocce di stagione vera, originale americana. Io se c'è una palla del genere chi ripeto? Che stagione? Nemmeno. Ma alla fine hai trovato la boccia agli ultimi tiri, Umbe? Saluti. Entra la borsa. Lì dietro, lì quella del plastico. Ah, ecco. Non ti preoccupare. Allora, vai. Tiri un po' una sacca di quelle. Dai, queste ci penso io, vai. Queste qua sì che mettete nel fondo. No, questa è la bacciata. Poi fa la solita autoripresa, vedi? Oh! Hai ragione. Chi starà facendo le riprese? Chissà. Ma uno alto. Poi ci siamo. Chiamo alto. Questa qua. Vai. Quello. No, metti la sopra. Quello è incastro cinese. Gianluca, ma quando il cliente ti vede non si mette paura? Perché? Non ti sei visto. Beh, ma adesso è in vista di me. Adesso sei in borghese. In borghese, mi sembra che stai proprio in divisa. Da guastatore. Da incursore. Da incursore.
perché io dico vorrei sapere che fa l'ingegnere elettrico con il lavoro, vorrei sapere fondamentalmente quello che farò, e, cioè mi incentivo pure allo studio. Cioè magari sto a fisica, però dopo garantisce questo. Adesso tu mi stai a studiare, tutti i teoremi di fisica, come funziona il circuito a livello teorico e metto una resistenza e farò. Però io poi voglio dire tutte queste cose. A me che tra me no, il panino. Sarà troppo poco. Questa è la mia mano, eh. Ecco appunto. Messo a fianco un pacchetto di sigarette Marlboro. Ecco le coppe. Te stai vicino a me sulla 5, vai. Sulla 5? Senti Daniele, ma ci vogliamo togliere questi giubbotti da sci o no? Che dici? Perché pure io mi hanno detto, dice, ma tu che fai? Vai a sciare? Dico sì. No, a Roma fa freddo. A Roma fa freddo, quindi noi ci ricordiamo su quello. Pesi nella tensione agonistica. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno caro. Buongiorno al nostro fotoreporter. Faccio i pesi. Vabbè, la do Andrea la telecamera. Proprio in pista con te. Ah, proprio in pista con te. Così non ci roviniamo le tracce. Ma Andrea che fine ha fatto? Perché dobbiamo affidargli la telecamera a lui. Si può fumare alla bowling? Dopo aver tanto costruito un momento di crisi, questa è la chamada, il rullo di tamburi che annuncia la sconfitta